Benvenuti a 15 minuti con, siamo in compagnia della Presidente dell'Assemblea regionale dell'Umbria, la professoressa Porzi. Donatella Porzi, che ha fatto un grandissimo risultato al tempo delle elezioni, Donatella Porzi che non si aspettava però sicuramente che l'Umbria sarebbe stata di lì a non molto tempo toccata così forte, per fortuna non così forte come l'Abruzzo e le Marche, da un terremoto. Qual è stato, Presidente, il ruolo delle assemblee legislative di queste quattro regioni, evidentemente la sua assemblea compresa? Beh, è stato un momento e un impegno molto importante quello delle assemblee legislative. Ci siamo messi da subito a disposizione dei nostri esecutivi per cercare veramente di essere quell'elemento di supporto a chi aveva il compito di guidare la gestione dell'emergenza, e quindi penso nel nostro caso specifico alla Presidente Marini e alla Giunta intera, che da subito si è prodigata per portare i primi soccorsi e per cercare di valutare anche l'entità del danno al quale eravamo andati incontro dietro a questo evento sismico. Purtroppo la particolarità di questo evento ci ha messi di fronte a una condizione più difficile, quella cioè di pensare di essere nella coda dell'emergenza e di ritrovarci da capo con l'evento del 30, perché dopo quello del 24 agosto, quando si pensava già di iniziare la fase del post-emergenza, siamo ripiombati in una situazione che ci ha messo veramente... Anche scoraggiante. Ma certo, scoraggiante e soprattutto preoccupante anche nella gestione dell'emotività delle persone che sono state coinvolte, molte delle quali non affrontavano questa situazione per la prima volta, perché se ricordiamo i sismi del 79, del 97, ecco, sono comunità che già avevano sperimentato l'evento sismico, che già avevano abbandonato le loro case, che erano stati sottoposti a una serie di situazioni difficili che si ritrovavano di nuovo davanti. Quindi da lì veramente la nostra disponibilità massima a collaborare intanto a quelle che potevano essere le operazioni di anche soccorso morale, perché essere vicini a queste persone, in qualche maniera rassicurarle rispetto alla presenza delle istituzioni, è stato un atteggiamento quasi spontaneo, umano, che è maturato in tutti noi, e qui devo dire che non c'è distinzione di appartenenza politica, perché c'è stata una grande solidarietà e una grande disponibilità anche a seguire veramente i lavori della Giunta. Quindi incontri fatti alla Protezione Civile, abbiamo più volte ascoltato le parole di Errani, di Curcio, nel tentativo di essere d'aiuto e non d'ostacolo sicuramente in questa situazione. Oh, Presidente, lei forse prima di tanti altri ha parlato di danni e di danno indiretto nel sisma. Per nostra fortuna, con l'aiuto di Dio, dico sempre, e con l'aiuto anche degli uomini, non ci sono state vittime nella Valnerina. Però i danni lì sono tantissimi, anche ahimè per errore dei media, soprattutto nazionali, una cattiva informazione fa credere che il terremoto sia esteso a tutta l'Umbria. Le cose così non stanno. Lei ne ha parlato prima di tutti. Guardi, io ricordo quando, come presidenti dei consigli delle quattro regioni coinvolti nell'evento del sisma, siamo stati ricevuti prima dalla presidente Boldrini, poi dal presidente della Commissione Ambiente Realacci e alla Camera dei Deputati, dove insieme appunto ai commissari c'è stata la volontà di fare un po' il punto della situazione per capire quali situazioni stavamo affrontando nelle nostre realtà. Io da subito ho evidenziato tre aspetti come grandi criticità per la nostra particolare situazione: il rischio dello spopolamento di quelle zone, perché venendo meno alcune condizioni legate ai servizi, noi rischiavamo che chi lasciava quelle zone, sia pure per affrontare un'emergenza, poteva trovarsi nella condizione di decidere di non tornare. La presenza del lavoro,
messo a dura prova da questo evento sismico, perché abbiamo visto gli allevatori in grande difficoltà, abbiamo visto il sistema, le aziende crollate, le imprese proprio messe in ginocchio, ma anche il sistema e soprattutto il sistema turistico, che in Valnerina aveva rappresentato una grande, diciamo, opportunità di crescita, di rilancio, numeri importanti che lasciavano, diciamo così, intravedere una prospettiva rosea e forse anche da traino per l'intera regione. Ecco, tutto questo è stato arrestato in una frazione di secondi, perché effettivamente Norcia si è svuotata dei suoi ospiti, ma parallelamente questo è avvenuto nel resto di tutta della regione, dove gli ospiti presenti, vuoi per l'aver avvertito magari qualche scossa, ma vuoi anche per questo martellamento mediatico nel quale veramente l'Umbria veniva tutta inglobata nell'area del terremoto, ha fatto sì che ci fossero tante disdette e che le prenotazioni non arrivassero. Quindi io da subito ho parlato di danno indiretto, pensando non soltanto agli albergatori e ai proprietari, ma tutto l'indotto che ruota intorno a questa materia, che è un indotto importantissimo e di cui oggi si ravvisa a gran voce la necessità di parlare. Il nostro prossimo consiglio sarà un consiglio dedicato appunto a questa tematica. La nostra Presidente da poco ha rilasciato delle interviste importanti per aprire il fronte della discussione su questo tema. Perché... Che cosa si può fare, Presidente? Di più rispetto a quello che non è stato già fatto? Forse anche metterci un po' più a sistema tutti quanti? Quello senz'altro, però io vorrei intanto lanciare veramente un messaggio di rassicurazione rispetto alle mosse che la Giunta ha fatto, perché se è vero che da subito, a ridosso delle festività natalizie, la campagna di promozione dell'Umbria non è stata eccessiva e non è stata forse come qualcuno se l'aspettava, e questo credo sia dovuto al fatto che eravamo ancora in una coda dell'emergenza. Portare gente in Umbria ancora con delle scosse magari che potevano creare altro panico è stato un atteggiamento a mio avviso corretto. Adesso dobbiamo assolutamente fare un'azione concreta, forte, che descriva la realtà per quello che è. Qui noi non avvertiamo più scosse, no? Siamo in realtà piuttosto tranquille, dove possiamo ospitare, dove i visitatori possono tornare con tranquillità, perché la nostra realtà ha prodotto danni solo in una zona molto circoscritta. Certo, danni importanti ma circoscritti. Sì, danni importanti ma su quelle strutture che non erano state ristrutturate dopo i terremoti del 97 e del 79. Anche una prova che quella del 97 è stata una bella ricostruzione. A riprova che quello che era stato fatto probabilmente è ancora migliorabile, ancora perfettibile. Oggi c'è una serie di discussioni e di dibattiti in corso proprio per capire come ricostruire a distanza di 20 anni rispetto al sisma del 97, ma anche analizzando soltanto le immagini che provengono dalle diverse regioni che sono state colpite dal sisma, noteremo tutti che le nostre realtà hanno subito in proporzione meno danni di quelle di a realtà come Accumoli, Arquata del Tronto. Sono rase al suolo. Dove in realtà sono rase al suolo. Noi a Norcia siamo riusciti a riaprire già delle strade, delle aree, le zone che hanno subito dei danni sono zone e costruzioni che non avevano avuto interventi con la ricostruzione del 97. Certo, c'è il patrimonio artistico e culturale delle nostre abbazie, delle nostre chiese, che ci mette una gran pena, perché vedere quelle basiliche crollate è veramente un colpo al cuore di ciascuno di noi, e questo apre un'altra riflessione su come intervenire sui beni culturali. Però io non vorrei cedere al populismo di chi dice avremmo dovuto fare come in Giappone,
sono altre situazioni. Vabbè, il Giappone non ha i borghi, non ha i borghi che abbiamo noi, non ha i borghi più belli d'Italia. Non ha i borghi più belli d'Italia, non ha il patrimonio culturale, certo, che abbiamo noi e che abbiamo voluto preservare per tanto tempo in certe maniere. Oggi dobbiamo interrogarci anche su questo. L'allarme dell'arte che è ferita è stato oggetto anche di argomentazione da parte di Vittorio Sgarbi, è stato anche oggetto, tutto sommato, contenuto della nostra promozione. Lassù in Valerina, drammaticamente offeso, c'è da dire che qua per niente, anzi, no? C'è da dire che forse alcune chiese basiliche rimesse in sesto nel 1997, ora che siamo nel 2017, possono considerarsi molto sicure. Su questo dobbiamo essere molto incisivi, con una comunicazione che deve garantire e rappresentare la realtà per quello che è. Non ci sono danni nel resto dell'Umbria, veramente ci sono questi 3-4 comuni fortemente danneggiati, ma nel resto dell'Umbria abbiamo scuole aperte, scuole che possono accogliere studenti, università che stanno funzionando bene, e dobbiamo intervenire per rassicurare, perché veramente l'Umbria ha bisogno di essere frequentata e tornare a pullulare di turisti che sono per noi anche una risorsa importante e ai quali vorremmo dare un'informazione corretta. Quindi va potenziato il canale dell'informazione, come dicevamo poco fa. Sicuramente su questo sono state individuate delle misure specifiche che potranno anche essere più incisive di quelle che sono state finora. Ecco. E l'impegno è totale, su questo siamo tutti d'accordo, nessuno si tira indietro rispetto a questi posti. Abbiamo tutti la necessità e la volontà di far riprendere il turismo in tutte le sue forme. Capiamo che non siamo attraenti in questo momento per la popolazione scolastica, che invece da questo mese in avanti era, diciamo, no, un turismo al quale eravamo abituati. Assolutamente sì, non vengono più le scolaresche. Lo posso anche comprendere. Lei è stata insegnante. Nello scegliere una destinazione in genere, però evitiamo veramente di generalizzare e di mettere in sofferenza territori che non sono stati colpiti da questa emergenza e che sono nelle condizioni di poter ospitare tranquillamente. Nessuno lascerebbe una chiesa, un borgo aperto se non ci fossero le condizioni di sicurezza per far transitare sia gli abitanti che i turisti. Questo... Perché la nostra è una zona sismica, lo sappiamo da sempre, insomma. La nostra come tante altre in tutta, esatto, Italia, quindi è la nostra... C'è un periodo in cui tutta la fascia adriatica è interessata. Insomma, no, incredibile. Ecco, questi ultimi minuti, Presidente, vorrei invece pensarli, dedicarli alle popolazioni che sono tanto in sofferenza, comunque restano molto in sofferenza. Si poteva fare di più, secondo lei? Chiaro che non voglio portarla su un terreno minato, né difficile, però insomma dal livello istituzionale, ecco, dal ruolo che ricopre. Guardi, sempre si può fare meglio, questo lo dico non perché voglio criticare il lavoro che abbiamo messo in campo e del quale mi sento responsabile, quindi mi assumo con i miei colleghi la responsabilità di quello che abbiamo potuto e saputo fare. È evidente però che gestire un'emergenza di questo tipo non era facile e io credo che il nostro rispetto nei confronti di questa popolazione, anche nel saper ascoltare le loro lamentele, le loro rivendicazioni, fa parte del nostro ruolo in questo momento. Però bisogna distinguere quelli che sono i momenti nei quali si esterna un po' di discontento dalla comprensione di quelle che sono le azioni che si possono mettere in campo, perché noi abbiamo gridato allo scandalo per casette che non sono state utilizzate, ci siamo stupiti per i tempi. Ci siamo trovati anche a affrontare un inverno che non vivevamo più così, con questa, diciamo, no, con questi freddi e con la neve che ha in qualche maniera messo anche in difficoltà le nostre comunicazioni, reso più difficili le comunicazioni, ma i tempi per individuare le aree dove fare, dove posizionare gli alloggi comuni, individuare le aree dove posizionare le casette individuali,
Sono situazioni che non si concretizzano nel giro di poche ore. Stiamo assistendo adesso alla distribuzione delle prime case, le stalle sono state consegnate agli allevatori, hanno avuto tantissime difficoltà sia per reperire anche gli alimenti per gli animali, questo lo sappiamo, il freddo ha causato anche delle difficoltà in questa direzione. Sappiamo che le strade hanno bisogno di interventi importanti per ripristinare da subito quella viabilità che può far riprendere anche un turismo in quelle località legate anche soltanto all'aspetto paesaggistico e naturalistico, che di per sé è un paradiso veramente. E quindi, nella consapevolezza che l'emergenza alla quale siamo stati sottoposti ha aperto tanti fronti, che sono stati tutti attivati in tempi rapidi, ma forse non tali da garantire la soddisfazione di chi la difficoltà la sta vivendo, sappiamo che abbiamo ancora tanto da fare, che quella è la nostra priorità e quindi è giusto che su quella situazione noi concentriamo i nostri sforzi, pur sapendo però che non possiamo paralizzare un'intera regione e che quindi dobbiamo parallelamente far sì che il sistema delle imprese, del turismo, della nostra economia già sofferente possa in qualche maniera ripartire e, diciamo, continuare magari con la possibilità di prendere anche quell'accelerazione di cui abbiamo bisogno, perché oggi il tema del lavoro in tutta la regione è un tema che ancora ci lascia fortemente insoddisfatti, perché abbiamo tante persone che sono ancora alla ricerca di lavoro, che perdono lavoro, e questa ulteriore situazione legata al turismo non fa che aggravare una situazione già pesante. Parleremo nel prossimo Consiglio regionale dell'Umbria, giusto? Sì. Sì, il 28 parleremo appunto del danno indiretto, sarà sicuramente un'occasione per un confronto sincero, franco, spero dal quale arrivino delle proposte costruttive che possano andare nella direzione di analizzare la situazione che stiamo vivendo, nel tentativo di cercare di dare risposte a un sistema che in questo momento rischia di rimanere veramente paralizzato. Grazie Presidente. Grazie a lei. Le chiediamo di incontrarla ancora, perché un tempo si diceva porte aperte a Palazzo, apriamo Palazzo di Sedano, e poi magari al di là di una semplice visita in questi luoghi che sono bellissimi, è andato di fatto, poi molto di più non si è fatto. Invece potremmo cominciare a presentare step by step, dal ruolo della Presidente fino a tutto quello che sono i meandri di attività della istituzione, se lei ce lo concederà. Con grande piacere, è stata una delle mie, diciamo, delle situazioni che avevo puntualizzato nel momento in cui sono stata eletta Presidente. Credo che la conoscenza e un rapporto diretto con le istituzioni e con chi le rappresenta sia un elemento indispensabile anche per ristabilire quel giusto dialogo con le istituzioni e con gli amministratori. Le nostre porte sono sempre aperte e chi arriva nei nostri uffici trova spesso tanta gente. Questo a me fa solo piacere, perché è il segno di una volontà di mantenere un dialogo, di poterci incontrare, confrontare, condividere situazioni e insieme provare a trovare le soluzioni che siano, le soluzioni che servono alla nostra realtà. Grazie. Grazie a lei. Grazie per essere stato nostro ospite e ci vediamo alla prossima puntata.